Dunque, qui si è detto un po' di tutto e un po' di niente. Io sono molto chiaro. Chi mi conosce lo sa che dico le cose in faccia. Allora, qui c'è un'azione in corso a livello medio, economico, finanziario, politico, che è questo non lo sa. Ad esempio non sa che ci sono state almeno una decina di colpi di Stato, non una decina. Quello più importante è quello del 18 novembre del 2011. Quindi, dileggio e disconoscimento della Carta Costituzionale da parte delle istituzioni stesse o da parte di quelli che comandano nelle istituzioni. O meglio ancora, di quelli che comandano le istituzioni. Qui si è parlato di potere. Il potere è uno solo. C'ha tanti nomi, tanti servitori poi in giro per il mondo che lavorano a sua ordinazione, come ad esempio i nostri ultimi governanti degli ultimi 5 governi, perché sono 5 e non 4, come Matteo Renzi, Mario Monti, Gentiloni, anzi, Conte Gentiloni, ricordiamocelo sempre, quindi non è uno qualunque, è uno che dalla sua discendenza, la cui discendenza ha sempre lavorato in favore dei gesuiti, che sono il vero motore del potere mondialista. E quindi cominciamo a fare nomi e cognomi. Non a caso sta avvenendo in giro per il mondo quello che sta avvenendo, che ci sono circa 12 guerre in contemporanea. No? Con 12 missioni dell'esercito italiano in giro per il mondo a fare missioni di pace, dicono, stravolgendo l'articolo 10 e 11 della Costituzione. Ha una volontà intenzionale e programmatica di distruzione del genere umano, lo dico, non mi guardate male, non pensate che sia un pazzoide scatenato, beh, in effetti un po' lo sono. Ma questo sta avvenendo davvero e sta quell'aggressione che abbiamo subito con la 119 di maggio-giugno di quest'anno è uno degli elementi che sta portando alla distruzione del genere umano. Un altro qui l'ha accennato l'amico prima che è intervenuto a proposito del lavoro, della quarta rivoluzione industriale, e alla distruzione dello Stato sociale, alla distruzione e la svendita dello Stato. Vi dico solo una cosa, che il Ministero del Tesoro, che aveva in proprietà il suo edificio, bellissimo edificio del 20 settembre qua a Roma, oggi paga l'affitto a una multinazionale a cui i vari governi nel corso degli anni hanno svenduto, anzi regalato, il Ministero del Tesoro. Questa è la situazione, cioè, è una follia, è una pura follia, il demanio. Hanno dovuto far subentrare 867 venduti che da vice direttori dell'ufficio delle entrate e sono stati nominati direttori di decimo livello con specializzazioni particolari che non sto a dire, insomma, perché che noi ovviamente abbiamo denunciato per fatto condannare, noi di Alba Mediterranea, e questa gente qui però ha permesso quello che è un aborto giuridico, cioè la svendita del demanio, che per assioma è invendibile, incedibile, intangibile. Ecco, questo per dire che siamo in un sistema totalmente corrotto, per cui continuare a cercare di trovare un accomodamento attraverso le regole del potere è assolutamente folle, no? Come minimo idiota. Cioè cercare di persistere, di ottenere risultati che possano andare a vantaggio della cittadinanza quando l'intenzione del potere è quello di distruggere la cittadinanza, perché non faccio tutti gli esempi, potrei parlare per settimane, e la cosa importante è da dire, per esempio, ecco, a proposito della delocalizzazione che avveniva fra gli anni 70 e 80,
in Cina, in Birmania, in Indonesia, le industrie del Triveneto mandavano la... finisco, chiudo. Ecco, queste industrie oggi delocalizzano in Italia perché i cinesi costano più che con noi. Parliamo del suo voto un attimo, no? Seguite pure, ragazzi. Grazie.